Ciao a tutti amici di Trusters, benvenuti a questo nuovo webinar. Oggi sono in compagnia di Luigi Leoni di Real Estate Trading SRL. Buongiorno Luigi, come stai? Buongiorno a tutti, molto bene, grazie. Bene, bene. Allora Luigi, visto che questa sarà per noi la prima raccolta insieme, vorrei che facessi una piccola introduzione di quella che è la tua esperienza e della tua società per i nostri amici della community. Sì, Prego. volentieri. Io lavoro a Reggio Emilia ormai da 4 anni nel settore immobiliare. Ho iniziato comprando e rivendendo alcuni appartamenti, poi 2 anni fa ho aperto appunto questa società, questa SRL, per poter strutturare meglio a livello imprenditoriale l'attività appunto di immobiliarista. Ho continuato ad acquistare alcuni appartamenti per poi passare ad edifici di medie e piccole dimensioni, come ad esempio quello di cui parliamo oggi, quindi edifici costruiti all'incirca negli anni 60, quindi con una struttura portante comunque ancora in buone condizioni, che non necessita di interventi pesanti, ma comunque con degli interni su cui è possibile intervenire per riammodernarli e creare delle unità abitative ben vendibili, ben presentabili a un cliente finale che cerca un prodotto di qualità medio-alta. Bene, allora passiamo al progetto. Ci troviamo in via Petrarca 22 a Reggio Emilia. I Sì. numeri della raccolta saranno, allora, il ROI stimato è del 7,13% in 9 mesi per un ROI annuo del 9,5% in appunto 12 mesi. La durata complessiva sarà 9 mesi, l'obiettivo massimo di 150.000 euro di raccolta. E la data ovviamente sarà a brevissimo sulla nostra piattaforma inizio raccolta. Per quello che riguarda il rating, troverete a brevissimo il tutto all'interno della documentazione del progetto e il complessivo si attesta su un B2 e per qualsiasi domanda ulteriore potete tranquillamente scriverci in chat. Ok, allora Luigi, parliamo del progetto, insomma, se ci puoi dare delle informazioni, insomma, dalla struttura, alla zona, tutto quello che sarà anche la vostra riqualificazione dell'opportunità. Prego. Innanzitutto partirei dalla zona che è molto interessante perché è una delle due zone di Reggio che presenta i prezzi di vendita più alti e le caratteristiche migliori per potersi rivolgere a una clientela medio-alto spendente. Ci troviamo nello specifico in una zona denominata Villa Verde, si trova a sud di Reggio Emilia, una zona residenziale senza nessuna presenza di fabbriche o industrie. È presente vicino nella zona anche un parco in cui diciamo, gli abitanti del quartiere solitamente possono passeggiare o comunque svagarsi nel tempo libero. Nello specifico si tratta di un edificio posto in una strada poco trafficata, perché non affaccia sulle arterie principali, ma rimane comunque comoda a due tangenziali che collegano tutto il resto della città. L'edificio, come dicevamo anche prima, è stato costruito negli anni 60, presenta una struttura con buone parti di cemento armato, quindi non necessita di interventi molto pesanti, però come potete vedere gli esterni, i rivestimenti e poi successivamente anche gli interni verranno completamente rinnovati e quindi saranno molto appetibili per chi vorrà poi comprarli. Parliamo di circa 500 metri quadri di superficie su cui possiamo lavorare. Nello specifico, l'immobile che si sviluppa su 3 livelli è già in buona parte a destinazione abitativa, in particolare il piano primo e secondo, mentre al piano terra attualmente si trova un locale adibito a laboratorio che verrà convertito in parte in abitativo per ottenere un'unità abitativa in più e in parte a autorimesse per poter dotare ognuno dei 4 appartamenti ottenuti di un'autorimessa doppia di pertinenza. Appunto, come vediamo anche dalle slide, gli interni verranno completamente ridistribuiti, verranno rifatti impianti, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, Bene, bene. eccetera.
Quindi, vabbè, hai già dato comunque delle informazioni su quella che è la zona insomma, di Reggio Emilia. Il mercato in questo periodo, come lo vedete, insomma, nella vostra città? Per quanto riguarda il ristrutturato e il nuovo, sta andando molto, molto bene. Per quanto riguarda invece gli immobili da ristrutturare, quindi in condizioni peggiori, anche se comunque non ci riguardano in questo caso, c'è la possibilità di comprare a prezzi molto, molto interessanti, proprio perché il cliente finale, sia per una questione di comodità, sia per una questione di tempistiche, preferisce acquistare un appartamento già pronto, vedendo già com'è il risultato finale, pagando magari qualcosina di più, però ne apprezza il lavoro già svolto. Ok. Passiamo ai rendering, così diamo anche un attimino un'idea di quello che sarà il risultato finale. In termini di materiali, vuoi darci qualche informazione? Quelli che noi vediamo attraverso i rendering saranno quelli utilizzati effettivamente o sono solo delle linee guida per i vostri clienti? Ecco. Questi rendering sono molto fedeli a come risulteranno i lavori finiti, fatta eccezione per l'arredamento che non sarà presente perché saranno immobili venduti liberi da cose. Il pavimento sarà un gres porcellanato effetto legno che nasconderà di sotto il riscaldamento a pavimento. Le pareti saranno, come vedete, in parte grigio chiaro, in parte bianco, in modo tale da abbinarsi sia agli zoccolini sia ai telai delle finestre e delle porte. Quindi saranno dei colori molto rilassanti, molto tranquilli e molto armoniosi fra di loro. Anche i bagni riprenderanno in parte il grigio, in parte il bianco e dove possibile anche in parte il colore del pavimento. Queste che vediamo invece sono le planimetrie sempre di progetto. Sulla sinistra vediamo la pianta del piano terra e possiamo dedurre dalla planimetria che tutto l'edificio è circondato su quattro lati da area cortiliva e questo permette di poter dotare due dei quattro appartamenti di un giardino pertinenziale esclusivo, cosa che in questo momento permette di rendere molto interessante l'immobile e poter richiedere un prezzo congruo avendo questo optional per l'acquirente. Gli altri due appartamenti, ne vediamo uno sulla destra, che non avranno giardino privato, avranno invece due balconi, quindi comunque un affaccio all'esterno per poterli vendere tranquillamente. Qui abbiamo il piano primo. Piano primo, sempre sulla sinistra e anche sulla destra, perché in realtà il piano primo possiamo lavorare su tutta la pianta dell'edificio, mentre al piano terra, come dicevamo prima, avremo una parte abitativa e una parte destinata alle autorimesse, al piano primo avremo tutto abitativo e al piano secondo avremo il quarto e ultimo appartamento da poter realizzare. Ok, bene. Allora, qui abbiamo ovviamente un riepilogo di quello che ci hai già raccontato, quindi fondamentalmente si tratta di una vera e propria ristrutturazione completa dell'immobile e quindi una riqualifica delle unità abitative e dei relativi box di pertinenza. Per quanto riguarda il business plan, noi come Trusters andremo a finanziare il 21%, quindi per un totale, come abbiamo già detto, di 150.000 euro. E per quello che riguarda questa opportunità, vi ricordo le condizioni di finanziamento. La denominazione del progetto sarà Via Petrarca 22 a Reggio Emilia. La società proponente Real Estate Trading SRL. Il target massimo di raccolta sarà di 150.000 euro e il minimo di 120.000 euro. La durata del finanziamento sarà di 9 mesi con una quota minima di 250 euro e un tasso di interesse annuo di 9,5%. Allora Luigi, dacci qualche buon motivo, magari anche più di tre, per finanziare questa opportunità. Sì, allora intanto ne vediamo già tre come presenti nelle slide. Sicuramente il fatto di poter vendere degli appartamenti che si presentano sostanzialmente come nuovi, potendo comunque recuperare un edificio già esistente, permette di poter vendere a un prezzo molto interessante per chi compra, perché si trova molte caratteristiche del nuovo, però pagandole al prezzo di un ristrutturato.
interessante per chi deciderà di investire il rendimento, che comunque è un 9,5% annuo, non è un rendimento indifferente. Gli interventi che faremo permetteranno di aumentarne il valore, soprattutto dal punto di vista dell'efficientamento energetico, cosa a cui oggi viene prestata molta attenzione da chi cerca un appartamento per poterci abitare. Mi permetterei di aggiungere anche la zona in cui si trova questo immobile. Gioca molto a favore perché si trova veramente in una delle due zone migliori di Reggio Emilia. Abbiamo già lavorato su un altro edificio in un'altra zona molto buona che ha permesso di avere delle vendite in tempi molto rapidi e mi aspetto che qui sia ancora più veloce la fase delle vendite perché davvero il contesto in cui si trova veramente molto, molto buono. Bene, Luigi, ti ringrazio per il tuo tempo quest'oggi di aver partecipato a questo webinar. Voglio ringraziare anche tutta la nostra community che come al solito ci segue. Per qualsiasi informazione contattateci ad info@trusters.it o tramite la nostra chat da sito. Ciao a tutti e al prossimo webinar. Grazie, buongiorno.